Buonasera, presidente, sindaco. Chiaramente la domanda è provocatoria, non intendiamo prenderle minimamente in considerazione, perché lasciano il tempo che trovano. Quest'anno passato dall'amministrazione Casqua è stato per il Partito Democratico estremamente negativo. E si dice che c'è stata solo una battaglia di poltrone. Se noi avessimo voluto le poltrone, se il Partito Democratico avesse voluto le poltrone, il sistema ci sarebbe stato per far ottenere più poltrone. Non abbiamo mai fatto la difesa alle poltrone. Il Partito Democratico all'interno di questo Consiglio Comunale, all'interno della città, ha fatto maggioranza e opposizione. Si è battuto affinché i principi fondamentali della democrazia, perché in qualche maniera questa maggioranza si potesse esprimere, al di là del sistema, politico che purtroppo vince a Casoli. Ci siamo battuti fortemente. Oggi, dopo un anno, e scusateci, quindi questo chiediamo scusa essenzialmente alla città, perché ce l'abbiamo messa tutta, ci abbiamo creduto che in qualche maniera il sistema poteva essere cambiato. Perciò abbiamo indicato il tempo che a tutti quanti è noto. E l'abbiamo fatto essenzialmente nell'interesse della città, perché se il Partito Democratico avesse voluto trattare questioni con carattere personale, non staremmo qui a dover discutere. E la città questo lo sa. Noi ci siamo schierati da questo modo di fare politica, da questo modo, da questo sistema di fedeltà, fanatismo e appartenenza al posto del merito e del competenza. Il Partito Democratico si è dichiarato lontano anni luce da questo modo di interpretare la cosa. Costa tanto che è stata inutile ogni iniziativa di portare efficienza ed economicità all'azione politica e amministrativa. Sì, il Partito Democratico si dichiara fuori dalla maggioranza. Una maggioranza che pur di non accogliere le indicazioni di buon governo che il Partito Democratico preferisce una nuova maggioranza con i scivoli di tutto, in modo da rafforzare il proprio sistema di clientele, rapinando gli elettori, stravolgendo il risultato elettorale, Siamo convinti e consapevoli che probabilmente il nostro ruolo in questo momento, togliendo probabilmente, all'opposizione, ma saremo attenti e vicini nei confronti di questa maggioranza e pronti a segnalare sperperi e inefficienza in un momento di crisi di valori ed economia che sicuramente non dobbiamo permettere a questi faccendieri l'assalto alla casa di tutti. Sindaco della rivoluzione da Soriano, auguri a te e alla tua nuova maggioranza. I prossimi mesi i nostri riferimenti saranno le associazioni, i sindacati, i disoccupati, le donne, i cittadini tutti. Con loro vogliamo dialogare e fare valere le nostre
sociali.